e benvenuti all'angolo del focolare. Oggi pensavo di raccontarvi in questa tenuta ancora un po' natalizia quali sono stati i regali di Natale di Sole. Beh, direi che iniziamo dal regalo di Babbo Natale. Da Babbo Natale noi riceviamo un solo regalo perché appunto Babbo Natale fa regali a tutti i bambini del mondo, per cui visto che i bambini nel mondo sono tanti, Babbo Natale fa un solo regalo. Babbo Natale ha portato un cavallino a dondolo in pezza, e se fosse stato in tutto legno, ha solamente la base in legno. Se fosse stato tutto in legno mi sarei preoccupata, perché nel dondolare il sole si dondola talmente forte che di fatto ogni tanto va a sbattere con la fronte sulla testa del cavallo e non mi sarebbe piaciuto per niente. Per cui Babbo Natale è stato smart e l'ha preso in tipo peluche, ma non di peluche, perché poi il peluche si riempie di polvere, eccetera, anche la stoffa si riempie di polvere, però insomma bisognava trovare qualche compromesso e Babbo Natale ha trovato il compromesso giusto, quindi l'ha preso in stoffa, che magari appunto è aspirabile, eccetera, e mi è piaciuto tantissimo anche il pattern, cioè il disegno della stoffa, perché ci sono tanti bottoncini, è in diverse sfumature di grigio, c'è una taschina per metterci un orsacchiotto, era già compreso l'orsacchiotto, Babbo Natale ha pensato naturalmente a tutto. Che altro mi piace di questo cavallo d'ondolo? È molto solido, e è un po' grande per Sole, però Sole ha imparato subito praticamente a salire e scendere da sola indipendentemente, e quindi regalo top. Noi abbiamo preso comunque dei regali per Natale a Sole, 3 regali per la precisione, perché aveva bisogno di giocattoli e quindi abbiamo detto perché non comprare comunque noi dei regali per Natale a Sole. E le abbiamo preso un cesto di allegri mattoncini che sono in legno, quindi proprio un cartonato di legno che contiene questi legnetti di forma diversa. Nel tappo ci sono diverse forme e con i legnetti può appunto costruire la città, può costruire diverse costruzioni, diciamo, mentre il gioco al momento è infilare tutto dentro il cestino. Questo adesso è l'utilizzo principale che ne fa Sole. E questo esatto gioco l'avevamo visto a casa di Aurora e Filippo, e visto che loro ci stanno tuttora giocando, abbiamo deciso di lasciarne uno a casa di mia sorella e di prenderne uno uguale per noi. Noi abbiamo preso poi un orso, vi avevo già parlato di questa tavola con l'orso disegnato, e poi diversi pezzi, diciamo, e che Sole si diverte a tirare su e chiudere la cerniera, ad aprire e slacciare la cintura. Sono tutte cose che a Sole già interessavano tantissimo, tutte combinate in quest'orso, e lei ci passa davvero un sacco di tempo a imparare, perché poi sono davvero cose che ti servono nella vita, tirare sulle cerniere, abbottonare, sbottare e sbottonare il bottone, e quindi anche questo le sta piacendo tantissimo ed ero sicura che le sarebbe piaciuto, perché di nuovo sono le sue passioni da quando l'ho conosciuta, insomma. Un altro gioco che ho scoperto esistere da poco sono i vecchi chiodini, e me li ricordavo da quando ero piccola, ma non sapevo che esistessero anche per i bambini più piccoli. E io ci giocavo, penso, alla scuola materna, ed erano dei chiodini più piccoli, e infatti esistono tuttora, identici a quelli che io avevo alla mia scuola materna, solo che appunto sono per i bambini più grandi. Ho deciso di prendere questi che sono un po' più grossi per Sole. Sole è un po', diciamo, fuori dagli schemi e non segue i disegni, cioè ci sono dei disegni prefatti e tu devi mettere il giallo nel giallo, il rosso nel rosso, eccetera. Adesso non gliene frega niente, lei si fa le sue righe di gialli e vuole fare i suoi disegni e io glielo lascio fare, perché alla fine è il suo gioco. E magari quando prende un chiodino le dico: ah, hai preso il giallo, giusto per insegnargli una parola nuova, visto che appunto non ne sa tantissime. Sono un po' sparaflesciata oggi, ma insomma vabbè, recupereremo ai prossimi video. Poi basta, praticamente 3 giochi: l'orso, i mattoncini e i chiodini li abbiamo regalato noi. Tutti i giochi a seguire non vi indico chi li ha regalati, sono arrivati un po' a destra e a sinistra. I Lego, un bellissimo set di Lego base, è arrivato i Lego duplo, naturalmente quelli per i bambini più piccoli, ma sono davvero bellissimi, proprio il kit base, visto che non avevamo
altro, dei Lego, e lei si sta divertendo tantissimo a giocare con questo set. Poi è stato aggiunto anche il kit di Natale, sempre della Lego, ed è bellissimo perché c'è Babbo Natale, la slitta, l'albero di Natale, c'è un igloo, ci sono i bambini ed è bellissimo e Sole ci si sta divertendo tantissimo. Il set del dottore è arrivato, proprio un set banalissimo di plastica, senza niente di che, però a Sole sta piacendo tantissimo, soprattutto perché ha paura quando le prendiamo la temperatura, ha sempre avuto paurissima, e invece adesso sta prendendo confidenza nel prendersi la temperatura con questo gioco. Ci si mette gli occhiali e si diverte un sacco, perché anche noi abbiamo gli occhiali, quindi si diverte a mettersi gli occhiali. Che altro le piace? Anzi, le piace ascoltare il cuore con lo stetoscopio. Infatti le chiedo, come fa il tuo cuore, Sole? Come fa il cuoricino di Sole? Tutto. Grazie. Sì. Ascolto. Sento io come funziona, come suona il cuoricino di Sole. Tun, 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 tun. Sul mood di questo regalo, successivamente poi Giulia, la vicina di casa, zia Giulia, ha regalato a Sole un regalo un po' da grande, secondo me, però sono regali che solo le zie possono fare, ok? Le ha regalato uno stetoscopio vero. Si vede che Giulia è un'infermiera. Okay. Le ha regalato il suo stetoscopio, visto che lei non lo sta usando molto ultimamente, e tra l'altro è di colore viola, quindi Sole ha detto subito oh, ok, e poi si sente davvero il cuore, mica come con quello finto, ok? Quindi top, regalo letteralmente top, solo che secondo me non resisterà molto lo stetoscopio vero in mano a Sole. Un regalo utilissimo invece è stato un ombrello per Sole. Noi non avevamo mai preso un ombrello per Sole. Quando usciamo che piove, le tiro sul cappuccio e cerchiamo di fare una corsa e via. Però l'ombrello è più divertente che altro. Infatti quando l'ho visto, oh, wow! E, è un ombrello piccolo su misura sua, dove c'è disegnata una principessa con il ranocchio. E sulla punta dell'ombrello c'è una corona, c'è la corona della principessa, ed è bellissimo. Un regalo bellissimo, proprio di quelli tradizionali in legno, che ci è piaciuto tantissimo, è il Memory. Sole ancora non ci gioca come un Memory vero e proprio, ma lo utilizziamo per imparare quali sono le parole dei disegni che ci sono su. Quindi tipo c'è la rana, le dico, Sole, come fa la rana? Rana, come fa la rana? Come fa la rana, Sole? No, cra cra. Cra cra. Sì. Com'è che fa il cavallo, Sole? Sì. Bravissima. E questa? La gallina col pulcino. Come fa il pulcino? Pio pio. Pio pio pio. Pio. Questa che cos'è, la pecora? Beh. Questa? La mucca. Come fa la mucca? Sempre sul mood giocattoli tradizionali c'è la casetta delle forme, io la chiamo così perché è praticamente a forma di casetta, si possono rimuovere le falde del tetto e lei dentro ci prende le forme, le tira fuori e poi le infila dentro la casetta per i buchi delle relative forme. Io avevo una cosa così, l'ho utilizzata tantissimo. Io quando ero piccola era in plastica e mi è piaciuta tantissimo, ce l'ho tuttora e gliel'ho lasciata a Sole, però manca il tappo di questo, quindi non è mai riuscita ad usufruirla bene, perché mancando dei pezzi non ci si riesce a giocare bene, per cui sono stata veramente contenta di questo regalo, perché mi va a sostituire il mio di quando ero piccola. Mi dispiace che Sole non possa giocare col mio, però insomma ha tanti altri giochi miei che sta utilizzando realmente, per cui... pace. Altro giocattolo tradizionale, qua i nostri amici devo dire che ci conoscono bene, è stato uno xilofono, un set con uno xilofono, e c'è praticamente una bacchetta con cui Sole fa le diverse note, ci sono anche segnate le diverse note in inglese, quindi sì, mi pare sia il do, no, forse il do è la a, non lo so, in ogni caso ci sono diverse note segnate, e poi ci sono anche, c'è una campanella, c'è una talpa che si suona, che schiacci e suona, fa tipo peo peo peo, e così, quindi è divertentissimo. E per i giocattoli vari
finiamo qua. Adesso parte il pezzo grosso. Il pezzo grosso è formato dal set che avete visto durante il video del Natale della cucina. Allora, partiamo dal prenatale. Un'amica di Sole, dell'età di 7 anni, aveva di sua propria proprietà un carrello della spesa, un giocattolo, e quando ha visto che Sole è andata a giocare a casa sua e le piaceva tantissimo, ha deciso di regalarglielo, e quindi davvero è stato uno dei regali più semplici, più fatti di cuore e con il cuore, che mi ha commosso tantissimo, e Sole ci sta giocando letteralmente tutti i giorni con questo carrello della spesa. Bellissimo, tra l'altro viene a fare la spesa nella mia dispensa, quindi bellissimo. E il carrello della spesa, naturalmente, una volta fatta la spesa vai a casa nella tua cucina, e quindi Sole ha ricevuto una cucina IKEA. Non è video sponsorizzato IKEA, magari IKEA, se volesse sponsorizzarmi, grazie mille, avere uno sponsor IKEA per il 2018 potrebbe essere uno dei miei obiettivi, sogni della mia vita. In ogni caso, Sole ha ricevuto per Natale questa cucina IKEA, col tempo è stata accessoriata. Sono arrivate le pentoline dell'IKEA, ma non solo le pentoline dell'IKEA. Il giorno di Natale stesso ho iniziato io ad accessoriargliela con quello che avevo in casa. Erano anni che io avevo collezionato, messo da parte questo vasetto, praticamente questo barattolo con scritto Love rosso, e l'avevo messo da parte veramente da tantissimo tempo, e ho deciso appunto di darglielo, di regalarglielo come barattolo per la pasta. Gliel'ho quindi riempito di pasta, e quello è il suo barattolo per la pasta. Sì, poi sono andata più avanti a comprarle, non è un regalo di Natale, però sono andata a finire di accessoriargliela, sono andata a comprarle i mestoli, le pinze, tutte quelle cose lì, le sta usando letteralmente tutti i giorni tutte queste cose. Mia sorella le ha preparato una spugnetta letteralmente uguale alla mia, nel senso che è una mia tagliata. Successivamente la ragazza di mio fratello le ha regalato un kit di quando era piccola, con tutto l'olio, il ketchup, i cereali per la colazione, il latte, le verdure, veramente accessoriatissimo, e quindi veramente è stato un altro regalo. Ha un grandissimo valore di cuore, perché era un giocattolo che era già stato utilizzato da quando era piccola ed è stato condiviso proprio con il cuore, e mi ha fatto davvero davvero tantissimo piacere avere tutto questo accessoriamento per la cucina di stile letteralmente vintage. Per finire le sono stati regalati un grembiule in cerata, letteralmente, bellissimo, che utilizziamo appunto nella cucinetta di tutti i giorni, quindi nella sua cucina a giocattolo, a lei piace proprio metterselo e cucinarci con, e un set da tè, quindi lei proprio prepara il tè, versa il tè, mi offre il tè, eccetera, addirittura va nel rubinetto, lo riempie dell'acqua, lo mette sul fuoco, lo scalda e poi mi offre il tè. Top, bellissimo anche il set da tè. E poi infine un bellissimo grembiule che mi è stato spedito da una follower, proprio perfetto. Quello lo utilizziamo con il mio, veramente, quando cuciniamo, veramente. E lei è davvero orgogliosissima di metterlo, perché è rosso, le sta benissimo. E poi c'è scritto anche il suo nome. Ecco, questi sono stati i regali che ha ricevuto Sole, spero vi sia piaciuto questo video, che vi abbia tenuto compagnia. Io di tutto quello che trovo in internet, visto che tante delle cose che abbiamo comprato noi almeno sono state comprate su Amazon o in internet, vi lascio il link qui sotto. Io vi mando un bacio e ci vediamo settimana prossima con un altro video. Ciao! Misuri la mia temperatura. Misuriamo la temperatura di Sole? Sì.